queste fuoriuscite di notizie, queste voci hanno fatto anche sospettare che ci potessero essere delle interferenze. È possibile che al municipio di Cittadella siano state nascoste delle microspie? Il sindaco Luca Pierobon ha disposto una bonifica di alcuni locali dopo che troppe questioni delicate e riservate sono uscite da Palazzo Mantegna, nonostante ne fossero a conoscenza solo pochissime persone di comprovata fiducia. Gli 007 assoldati dal comune passeranno al setaccio, tra l'altro, la sala riunioni della giunta, la sala di ricevimento del sindaco e alcuni uffici, un'azione che a Cittadella non ha precedenti e della quale sono state avvisate le forze dell'ordine. Chi potrebbe avere interesse, chi potrebbe aver messo queste microspie? Chiunque, perché quando si parla di questioni che hanno a che fare con l'urbanistica, con la modifica, insomma, del territorio, chiunque, quando si parla di questioni che hanno a che fare con l'economia locale, chiunque, cioè, sono notizie che alcune persone potrebbero sfruttare a proprio favore o contro qualcun altro. Oppure notizie magari riservate che riguardano persone, riguardano magari dipendenti o cose varie. L'ipotesi di microspie nascoste nel municipio di Cittadella potrà apparire a qualcuno suggestiva ai limiti del romanzo di spionaggio, ma la tecnologia, secondo Piero Bonsi, è oramai evoluta a tal punto da permettere facilmente l'acquisto di macchinari di questo tipo. Visto che oggi con pochi soldi, con pochi euro, uno riesce comunque a venire in possesso di apparecchiature elettroniche per poter ascoltare o registrare quello che viene detto, abbiamo pensato di fare una bonifica molto leggera, niente di particolare. Infatti abbiamo preso solo gli uffici, quelli un po' più delicati sotto questo punto di vista.